fatto fuori dal successo. Eccolo qua, Michele Casagrande a pochissimi metri dalla conclusione, ultime pedalate per lui, si sta avvicinando alla zona d'arrivo, mancano 500 metri, il suo allungo. Zoli e Longo sono stati sorpresi letteralmente da Michele Casagrande, non si aspettavano il suo rientro, non si erano nemmeno voltati, poi da dietro è rientrato come una molla e adesso sta veleggiando verso il traguardo. Gli altri non ne hanno più, non hanno forza di reagire, forse veramente scioccati tra virgolette di questa performance strepitosa di Michele Casagrande, che va ad aggiudicarsi questa Cinebike 2011. Eccolo qua, Michele Casagrande va a vincere nettamente, sorprendendo anche lo speaker della manifestazione. Poi al secondo posto abbiamo Jader Zoli e in terza posizione Tony Longo. Eccoli qua, siamo alla battuta conclusiva, bravo Jader Zoli, seconda posizione per lui. Terzo posto invece per Tony Longo. Entrambi avevano assaporato lungo il successo, ma è stato vano, invece sono stati beffati nel finale appunto da Michele Casagrande. Qui siamo su Michela Benzoni, che è nettamente al comando per quanto riguarda la gara femminile, se lo merita, sta veramente andando alla grande. Poi altri atleti che stanno inseguendo, in seconda posizione Stefania Zanasca, in campo femminile Zanasca sta adesso affrontando la parte più importante della gara, cioè l'ultima parte, molto ripida questa ascesa di questo colle. Stefania Zanasca in seconda posizione, in terza sempre Anna Ferrari, ma andiamo all'arrivo, eccola qua Michela Benzoni. Michela Benzoni va a vincere tranquillamente questa sua competizione, questa Lessina Bike, al primo posto. L'atleta che puntava molto al titolo tricolore invece gli è andata male, ma qui è andata molto bene, la forza anche di fare una smorfia quasi come un sorriso, la fatica vedete è dipinta sul suo volto. Adesso stiamo ad aspettare gli arrivi delle sue coequipier, le sue colleghe. Tanto si disseta, secondo posto per Stefania Zanasca, che arriva come un razzo sulla zona d'arrivo, è contentissima, secondo posto, alza il braccio, vuol dire che è soddisfatta della sua prestazione. In terza posizione vicentina Anna Ferrari, sei volte vincitrice del Cinebike, questa volta si deve accontentare di un terzo posto solamente, ma brava, anche lei va a raggiungere le prime due. Stretta di mano, qui siamo con Michele Casagrande che stappa lo spumante del vincitore e naturalmente lo fa con a fianco Jader Zoli secondo e poi Tony Longo terzo posto per lui. Sì, ho avuto anche fortuna perché stavo parlando adesso con loro che non si sono accorti che stavo rientrando, quindi appena mi sono accodato sul prato finale sono partito, ho rischiato, ho detto piuttosto faccio terzo e provo, e ho riuscito a guadagnare prima 10 metri, poi 20 e poi ho tenuto duro fino all'arrivo, ho fatto penso gli ultimi 5 chilometri, mai fatto tanta fatica così, però ne è valsa la pena diciamo. Spumante anche per Michela Benzoni, che ha vinto questa Cinebike davanti a Stefania Zanasca e alla vicentina Anna Ferrari. Festeggiano tutte e tre con la bottiglia, vedete, tutte e tre contente della loro prestazione. Peccato che c'era un po' brutto all'inizio, brutto tempo, che ha piovuto un po', che il percorso era un po' più viscido, c'era da stare attenti, e niente, sono contenta per questa vittoria. Siamo alle classifiche, percorso lungo maschile vince Michele Casagrande, Elettroveneta Coratec davanti a Jader Zoli del Torpado Surfing, Tony Longo e Cristian Cominelli entrambi della TX Active Bianchi, quindi Daniele Menzi, Scott Racing Team, Nicola Spettinà, Elettroveneta Coratec, e poi Luca Braidot, Forestale, Giacomo Antonello, Gianti Italia Team, Yuri Ragnoli, Scott Racing Team e Andrea Zamboni da Petrolvilla. Classifica femminile, percorso lungo vince Michela Benzoni di Sone Mountain Bike davanti a Stefania Zanasca, Trek Steel e Torrevilla, quindi Anna Ferrari, Elettroventa Coratec, la Vicentina di Valdagno, Lorena Zocca al quarto posto, Arcobaleno Carraro, Mariangela Cerati, Team Colnago, Emanuela Cattoni, Team Energy Bike, Claudia Paolazzi, Mountain Bike Lodrone, Miriam Visani, Leonardi Racing, Verena Kerschbaumer del Team Green Valley e Francesca Lonardelli del Team Todesco.
E siamo al taccuino dei prossimi appuntamenti per quanto riguarda il programma sulle strade, sugli sterrati del Veneto. Sabato 6 agosto, giovanissimi di scena a San Floriano di Castelfranco Veneto, Treviso ore 16, Santa Giustina Belluno ore 16 e sempre nel Bellunese a La Musano ore 16. Ciclomaturi a Faedio Derzo, Treviso ore 14. Domenica 7 agosto, giovanissimi ad Adria, Rovigo ore 9, Tezze su Brenta, Vicenza ore 16, Sarmede, Treviso ore 9, Valeggio sul Mincio, Verona ore 9, Pian Lunghi, Nevegal, Belluno ore 14:30. Sempre domenica 7 agosto, esordienti a Fratta di Tarzo, Treviso ore 15 e 16:15 le partenze, donne esordienti a Lieve, Stigliano di Santa Maria di Sala, Veneziano, ore 14:30 e 16 le partenze, gli allievi a Moriago della Battaglia, Treviso ore 15, Faedio Derzo, Treviso ore 9, Tezze sul Brenta, Vicenza ore 9:30. Sempre domenica 7 agosto, gli junior a Pescantina nel Veronese ore 15 e a Faedio Derzo, nel Trevigiano ore 15, Elite Under 23 ad Arcade, Treviso ore 14, Mountain Bike a Pian Longhi Nevegal, Belluno ore 10. Infine, martedì 9 agosto, dilettanti Elite Under 23 di scena a Caselle di Somma Campagna nel Veronese, la partenza verrà data alle ore 15. E per questa puntata di Ultimo Chilometro è davvero tutto. L'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, ogni giovedì in prima serata alle ore 21:20 circa, in replica il venerdì mattina alle ore 9. Ma vi ricordo che la nostra rubrica di Ultimo Chilometro la potrete seguire anche sui canali satellitari di Sky 832 e TV Sat 832. Da Mauro Dalla Pozza, un grazie per l'attenzione a tutti quanti voi.